Ehi, hey, Laturma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo video di Expeditions Conquistador. Come al solito mi sono dimenticato cosa stavamo facendo. Probabilmente dobbiamo andare giù a Tenochtitlan. Sì, dobbiamo ancora finire qualcosa per caso. Abbiamo delle palle di canne. Questo è tutto a posto. Dobbiamo fare medicina con violenza. Ok, abbiamo già fatto riposare i cavalli, quindi siamo pronti. Dobbiamo andare a nord di Tenochtitlan, quindi qua. Però farei che fare un percorso in mezzo alle sterpaglie, fuori, in modo da uno perderci più tempo, due vedere se per caso dovessimo trovare da qualche parte della carne o delle risorse di qualche tipo, perché comunque mi sa che olio ne abbiamo poco. No, beh, ce n'è un po', ma non tantissimo. Non tanto, non tanto. Un po' di olio in più non farebbe male. Ok, allora siamo qua e facciamo che andare in giù di qua. Ancora carne non se ne vede, né casse. Cioè, ne abbiamo superata una su in cima di cassa, ma nulla di più. Superare in pace ancora una volta, sì. Di erbe no, non ne abbiamo bisogno. Ok, qua c'è una cassa che potrebbe servirci se contiene dell'olio, altrimenti no. Tutto a posto? No, c'è Ortega che non sa che cosa fare. Allora, razioni. Abbiamo pochissima carne. Che cavolo? Ortega, cos'hai fare? Guardia? Sì. Mentre invece abbiamo tolto forse una pattuglia. Quintero. Ah, no, c'era i Ruenes che volevamo mandare anche di pattuglia, no? Sì. Vai, proviamoci. Abbiamo trovato una di equipaggiamento, una di carro. Ok, di equipaggiamento ne abbiamo parecchio adesso. Direi che lo diamo al nostro altro medico a questo punto. Vai. E di medicina come siamo messi? Malino, 53. Ok, 4 di corda, non vedo altro in giro. No, allora. Facciamo che andare verso Quoti. No, non voglio andare verso Quotitlan in quella direzione. Facciamo che andiamo verso qua e poi cambiamo strada una certa. Fortunati no, sempre corda. Oh, mannaggia la miseria. Allora, cioè, campiamo. Là ci sono delle erbe, ma non ci servono. In realtà abbiamo un pochettino più di carne. Non mi ricordo quanto abbiamo trovato. 9, che è comunque molto, molto poco per quello che ci serve. Ma questo non ha fatto niente la scorsa notte. Che cavolo? No, mi sa di no. Cavolo, come abbiamo perso 13 razioni? Abbiamo trovato dell'olio molto buono, ma se perdiamo le razioni, che cavolo andiamo a pattugliare a fare? Allora, andiamo qua, ottimo. Allora, la situazione qua è abbastanza positiva in questo momento, però bisogna sempre tenere sott'occhio le razioni. Io speravo con la pattuglia più che altro di ottenere un pochettino di cibo, di razioni, e girando qua per i boschi speravo di trovare qualche maiale, e invece niente. Qua rischiamo di davvero finire molto male se non migliora la situazione. Conserva uno, ma col cavolo, abbiamo solo 10 di carne su 15, 14 persone che abbiamo da sfamare. Ho trovato 7 di legname, grazie, però ma quanta carne? 16. Oh, per una volta. Per una volta, mannaggia la miseria, siamo scesi anche sotto 100. Con la carne che non è per niente buono. Come medicine siamo ancora molto molto lontani. Allora, andiamo in qua, ma mi sa che ci conviene anche spostarci un pochettino più in basso. Una cassa. No, la cassa andiamo a prenderla, anche se adesso non abbiamo bisogno più di olio, più di tanto. Infatti ci trova la corda. Però non abbiamo tanto bisogno di olio, infatti corda. Solo corda, 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 corda. Allora, conserviamo due di carne. Chi è che andiamo a conservare due di carne? Lui che fa schifo, che tanto la pattuglia serve fino a un certo punto. Abbiamo trovato 7 razioni. Per fortuna. Qualcosa di positivo una volta tanto. Però di carne è sempre solo 10. Vabbè, lo accetto. Non è una bella cosa, ma lo accettiamo comunque. Allora, vediamo, qua c'è qualcosa, non c'è mai niente. Appena detto. Guardalo. Sì.
Cioè, ce n'è anche uno là sotto. Ottimo. Direi che possiamo accamparci appena prima e domani ci prendiamo anche questo. Allora, rimettiamo tutti in base. Diamo una razione di carne a tutti. E questo qui ci avanza a conservare 17. Quindi facciamo tu conservi e anche il signor lui. Erboristeria la farei domani. Vada. Abbiamo perso dei tesori, ma non è grave. Anche perché ne abbiamo pochi. Abbiamo trovato delle medicine. Ottimo. Abbiamo preso poca carne. Però adesso prendiamo questa e va benissimo. Siamo vicino a Poutitlan, vero? Sì. Oh, direi passiamo sopra queste montagnuole. Vediamo se si trova qualcos'altro qua in giro. Mi sa di no, eh. Io ci spero. Ma nulla. Però stiamo andando troppo a sud. No. No. Basta che adesso deviamo verso destra. E siamo a posto. Tutta una zona che non avevamo esplorato questa qua, mi sa. Ah, qua c'è una cassa e anche un maialino. Allora. No, tutto ora a fare l'erborista e tutto ora a cacciare. Diamo carne a tutti e vediamo che cosa avanza da conservare. Il tizio da 2 è tornato, sì. 16 ne avanzano. Ok, che potrebbe essere 9 e 7. Quindi metterei Anacaone. Conserva il nostro erborista di nuovo a conservare. Mi spiace, no? 16 razioni. Solo 4 di carne. Mannaggia la miseria. Per una volta che siamo fortunati, la volta dopo ci. Pigliamo i guai. Allora adesso dobbiamo. Ecco, sì, dobbiamo deviare per forza qua a destra. Ok, mi terrei un po' più in alto, perché non so che punto, a che altezza è la. No, questo è appena sotto qua, Teotihuacan, mi sa, eh. Sì. E sbaglio per aver passato la pattuglia dei stecchi, mi sa di sì. Avrei quello detto, troviamoci a nord di Tenochtitlan, ma noi siamo a nord di Tenochtitlan, e lui dov'è? Il marker sulla mappa gli ho chiesto di mettermelo, ma non c'è. No, non c'è. Poi abbiamo anche qua alcune cose da vedere, tipo il territorio dell'Amazzoni, l'evento qua e la nave qua sotto. Allora, accampiamoci. Tu fai l'erborista, vediamo un attimo cosa che abbiamo. Dobbiamo conservare 13. No, dobbiamo conservare solo 3. Quindi Anacaona, tu torna a cacciare e mettiamo il nostro tipello qua da 4. Ok. Abbiamo perso 8 unità di olio. Però abbiamo guadagnato 145 di tesori. Va bene, dai. Cioè, ok, accettabile. Abbiamo solo 85 di medicina, ma ci può stare. Allora, io quasi quasi farei un salvataggio qua perché non so che cosa sta per succedere. E ho paura che ci vengano ad attaccare con violenza. Allora, dove intendono loro nord di Tenochtitlan? A me sembra di essere a nord di Tenochtitlan. Non qua, ok. No, quelli non so chi siano e preferisco non incontrarli. Perché devi prendere la strada sempre? Mannaggia te. No, non voglio che prendi la strada. Porca miseria. Capisco che è la strada più veloce, ma vogliamo tenere un basso profilo. Non sappiamo dove cavolo sono quegli altri di nord di Tenochtitlan. Noi siamo nord di Tenochtitlan. Boh, allora, diamo un'unità di carne a tutti e niente. E poi alla fine, perché non abbiamo più carne.
Fortuna che si è riusciti a trovare quei due maialini con cui si è tornati un pochettino più in positivo, perché sennò altrimenti... solo 10 di carne, vabbè. Ancora, non voglio che passi per la strada maestra. Ok, ma dove sono qua questi tizi? Sono... là? No, non sono i nostri là, mi sa, eh. Facevo attenzione se arriva qualcuno all'improvviso, perché non vorrei... Aspetta, ecco, fermiamoci qua, cerchiamo di capire cosa cavolo sta succedendo. Non capisco se sono due guardie o se sono... una contro l'altra. Questo direi che è il nord di Tenochtitlan. Ah, no, ok, dobbiamo passare di là. Vabbè, adesso ci è apparso il marker, chissà perché prima no. Baggone. Allora, carne abbiamo migliorato leggermente, ma tanto non abbiamo abbastanza da conservare. Vadi, di medicina ci siamo quasi, è ancora una notte e siamo a posto. Che altro, non vorrei che beccassimo qualcuno all'improvviso. Qualche pattuglia di Aztechio, ecco. Lasciateci in pace, voglio tenere un basso profilo. Qua dice strada rialzata. E più giù di dove siamo ora? No, è esattamente là. Io vorrei andare un attimo a vedere giù sotto cosa c'è. Una di carne a tutti. Tu fai l'ultima volta che fai della conserva di erbe. Abbiamo trovato 6 razioni. Per fortuna. Mannaggia loro che mi fanno sempre venire l'ansia per sta carne. Lo dico, siamo in tanti. Invece avevo... Allora, facciamo che salviamo di nuovo. Sempre su Messico. Vai. Adesso che abbiamo scoperto che dobbiamo andare qua. Mappa, strada rialzata, vai. E ci siamo. Quando arrivi la guerra è in corso da qualche giorno. L'esercito azteco si è ritirato e trincerato sull'isola. L'unica cosa che separa i Totonachi da Tenochtitlan sono le strategiche strade rialzate che collegano l'isola alla terraferma. Sei condotto da Tepic Toton, che si trova su una collina vicino al lago, e lo osserva. Una mano a ripararsi gli occhi. Non appena lo raggiungi, ti parla senza nemmeno voltarsi. Per molto tempo ho immaginato di trovarmi proprio qui a osservare questa magnifica città. Non credevo sarebbe accaduto così presto. È tutto grazie a voi, Julius Mazzetes. Come procede la guerra? Abbassa la mano e si volta per guardarti. Sembra leggermente sopraffatto dall'emozione. Migliaia di persone sono morte sul lago Texcoco. Abbiamo inviato le nostre canoe e loro hanno fatto lo stesso. L'isola è impenetrabile, non riusciremo mai a sfondare le loro difese sulle strade rialzate. Un'unità piccola ma ben corazzata potrebbe riuscirci, e siamo noi quelli. Sì, le vostre truppe potrebbero, è quello che spero. Una volta sfondata la strada rialzata avremo una possibilità, ma sarà comunque una battaglia difficile. Ovviamente i più alti gradi dell'esercito azteco difenderanno il palazzo di Montezuma. Non credo che i miei guerrieri possano nulla contro tutti i guerrieri Aquila di Tenochtitlan. Ma voi potreste farcela. Dobbiamo arrivare al Tlatoani a qualunque costo. Finché sarà in vita, Tenochtitlan rimarrà in piedi. Faccio la 2. Confido che la mia gente sarà giustamente ricompensata per avervi messo sul treno. Annuisce solennemente e ti porge la mano. Vi considero un grande amico e un fedele alleato. Voi e i vostri uomini sarete ampiamente ricompensati una volta che avrò assunto il controllo di Tenochtitlan, e l'alleanza tra le nostre nazioni sarà indistruttibile. Proviamo la tattica. Spieghi il tuo piano a Tepic Teton, che si illumina man mano che comprende la solidità della tua volata.
della tua trovata. Alla fine della spiegazione sei fiducioso che i suoi arcieri riusciranno a eseguire la manovra secondo le tue indicazioni. Non esiti a volte e sgoberiamo la strada rialzata. Spero che... non duri troppo l'episodio. Dai il segnale Tepictoton e raduni le tue truppe nel punto in cui la strada rialzata incontra la terraferma. Mentre valuti se lanciarti in un discorso di incoraggiamento, un grido si leva dall'altro lato del ponte di terra. Mazzetes! Julius Mazzetes! L'alto generale degli Aztechi è davanti agli uomini posti a difesa della strada rialzata. Indossa l'uniforme dei guerrieri Aquila e ha un portamento fiero. La base della sua splendida lancia di giada è posata sul terreno di fronte a lui. Da tempo seminate discordia tra le genti di queste terre. Con le vostre bugie e i vostri inganni vi immischiate in questioni che non vi riguardano per cercare di distruggere il nostro grande impero. Allora, ok, direi questo. I Totonachi si sono già rivoltati contro di voi. Avete gettato le fondamenta della vostra stessa distruzione. L'alto generale solleva la lancia sopra la testa in un gesto trionfante. Voi avete corrotto i Totonachi, versando veleno nell'orecchio del loro vile capotribù per molte notti. Abbiamo sconfitto i Totonachi prima e li sconfiggeremo ancora. Voi e i vostri uomini non cambierete le cose. Kwapiatl prende la sua lancia e la scaglia lungo la strada rialzata verso di te. Atterra a una distanza notevole sul ponte di terra, piantandosi nel duro terreno con un tonfo ben udibile. Ti volta le spalle, le braccia in aria e un grido di entusiasmo si leva dalle file dei suoi guerrieri che si aprono davanti a lui mentre si allontana. Lancia l'assalto. I tuoi uomini si schierano e marciano lungo la strada rialzata. Come ci si aspettava, i soldati aztechi si mobilitano rapidamente, concentrandosi sul tuo gruppo di combattimento, senza rendersi conto che una dozzina di canoe con a bordo arcieri Totonachi li sta raggiungendo da ambo le parti attraverso le calme acque del lago Texcoco. Con un tempismo perfetto, gli arcieri lanciano una raffica di frecce nel momento esatto in cui i soldati aztechi stanno per sferrare il primo colpo. Nonostante cerchino disperatamente di ripararsi, molti cadono sotto la pioggia di dardi. Quando questa si esaurisce, le tue truppe sono loro addosso. Ok, quindi la prova di cosa ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sbloccato la cimento, la noce triste. Kick off the battle for Tenochtitlan. Ok, cioè iniziamo la battaglia per Tenochtitlan. Lui.